Hi guys, fa la galera, hola chicos, ciao ragazzi. Oggi siamo qui nel primo mio fact time. Ragazzi, sotto un video in cui lascio il link in descrizione, vi chiesi di farmi alcune domande, qualsiasi domanda voi mi volevate fare, ecco. E diciamo che in molti hanno fatto delle domande, soprattutto italiani e brasiliani. In inglese abbiamo avuto solo due domande, sono quelle che risponderò proprio all'inizio di questo video. So guys, I want to start this fuck you time. Okay, I have only two questions in English, and the first question is by Martin. Can you sometimes only do English or only edit? Okay, for me, as you are seeing now, talking English is not easy. My English is not too fluent, no, and basically I have some problem to translate in my mind all the languages naturally, no. And you know, for me it's so better that I talk in Italian in my mother language. So anyway, sometimes I did some videos only in English, like the collaboration with CCC, CCC, and in my video about the DLC, new DLC or update or trick and tips on GTA, I translate every time in English. So okay, the next question was made by Yuki Wellbom. I'll fix how did you that rank? I need help. Man, I started to play on GTA till the first day. I reached the level 120 so fast, and that's hard for the players that are starting to play now in these days. Or in this period, because obviously all other players are with a higher rank than yours, and I can give you some tips for you to get a higher rank. Basically, play missions, play heist, and play races without customized cars. Ok ragazzi, partiamo subito con le domande di Skinko Giuse, X Giuse, Spy 204 PS e Christian di Trapani, che ci chiedono di dove sono e quanti anni ho su per giù. Ragazzi, sono di Napoli, in Italia. Sono italianissimo, nato in Italia, a Napoli, e ho 25 anni. Alfix, quando hai creato il canale? L'hai fatto solo per far vedere le gare che creavi tu su GTA? E se no, cosa pensavi quando l'hai creato? Un saluto, sei grande, in ogni mio elenco partiresti almeno una tua gara, alla prossima. Poi abbiamo Manu Carmi, che mi chiede da dove è iniziata la tua carriera da YouTube e come soprattutto. E Xenorip, ma come ti è venuta la passione di fare video su YouTube? Allora ragazzi, praticamente io non avevo un canale su YouTube fino a un anno e mezzo fa. Vidi che alcuni YouTubers brasiliani, importanti con milioni di iscritti, tipo quelli di Gameplay, GR, David Jones, Cross, comunque un gruppo chiamato Piratas, che hanno un seguito e un pubblico enorme, facevano le mie gare su PlayStation 3 e mi chiamavano il mestre, cioè il maestro, perché dicevano che ero bravissimo a creare le gare. Io mi creai l'account, il canale, solo per commentare e ringraziarli. Tra l'altro in italiano, loro non capivano. Però vedevo che comunque la gente si iscriveva sul canale mio, feci tipo 2000 iscritti senza fare video. E a quel punto dissi, vabbè, ora faccio qualche video. Cominciò a farli con l'iPhone 4, immaginate, col cellulare. Infatti ci sono ancora alcuni video che potete vedere, i primi nel canale. E così vidi che comunque la gente mi seguiva e ho avuto questa spinta e si è nata questa passione, ecco. Ok ragazzi, prossime domande di Mattia De Gio, Pepe 240 e Stefano Maraviglio. Da dove viene l'idea del nome Alfix? Allora, Alfix ragazzi, io mi chiamo Alfonso, quindi già potete collegare. Io quando creai l'account sul PlayStation 3, Alfi non c'era, ALPHY, e quindi aggiunsi una X così, senza nessun motivo logico, arcano degli illuminati. Quindi il nick è così, non c'è niente di particolare dietro. Prossima domanda di Roberto Zingariello. Se un giorno mentre stai per giocare a GTA 5 scopri che il disco è del tutto rovinato e che di conseguenza non lo puoi più usare, quale sarebbe la tua reazione malata? Mi incazzerei un bel poco e direi che sarei in cerca su tipo su subito.it, roba del genere, per trovare qualche altro gioco di GTA 5 usato, perché poi nuovo spendere di nuovo 70 euro no. Comunque mi incazzerei di brutto. Fireman ci chiede, hai mai pensato di abbandonare YouTube? Sì, onestamente sì, ci ho pensato in alcuni periodi dove più che abbandonare di fare meno video e di dedicare meno passione a questa cosa. Poi abbiamo Stefano Maraiulo che ci chiede, ciao Alfix, con che cosa filmi? Io filmo semplicemente con lo share della PlayStation 4,
Easy proprio. Passiamo avanti, abbiamo Incaren Alfix. Porterai video con i Melagodo. PS sei un grande bro, continua così, grazie bro. Cioè, che me lo chiedi a fa, bro? Se loro volessero, per me sarebbe solo esclusivamente un onore, un grandissimo onore. Ok ragazzi, prossime domande sono di Golda, Iron Man e Muffin Girl, che mi chiedono, diciamo, quale gioco vorrei portare in futuro, oltre a GTA e Black Ops 3. Ragazzi, l'unico gioco che ora mi ispira, che però non è proprio seguitissimo, ma che comunque mi ispirerebbe, è Rainbow Six. Gli altri, su per giù, non so se sarei in grado di fare qualche walkthrough, come su Uncharted 4, per esempio, o portare qualche gioco nuovo come Overwatch, che sinceramente ho visto le beta, non mi piace. In futuro sicuramente vi porterò ovviamente GTA 6, scontato, ma anche i nuovi Call of Duty o forse il Battlefield 1. Ok ragazzi, abbiamo Noi Drogati di Foot e Checco Borelli che ci chiedono se c'è posto nella crew. No, purtroppo è al limite. Poi ragazzi, abbiamo Noi Drogati di Foot e Checco Borelli che ci chiedono, diciamo, se c'è posto nella crew. No, purtroppo siamo pieni nella prima crew. E Checco Borelli ci chiede se avevo avuto l'idea di aprire un'altra crew. L'altra crew già esiste, è la seconda ed è a 700 membri circa, se non sbaglio, quindi potete entrare. Qual è la mia macchina preferita su GTA 5? Direi Osiris e T20, forse un 1% in più l'Osiris, perché è più duttile, diciamo, della T20. Va sempre quasi bene in qualsiasi istante, ecco, l'Osiris, quindi l'Osiris. Giorgio Nona 10 chiede: la prima, i tuoi genitori e la tua ragazza sono contenti del risultato che stai portando su YouTube? La seconda domanda è: come ti chiami? Sei un grande. Ok, una domanda molto particolare, ragazzi. Allora, in effetti i miei genitori non se ne fregano quasi nulla di, diciamo, di YouTube. Più che altro vedono quanto tempo dedico a YouTube e dicono: magari potresti dedicare tutto questo tempo a qualche altra cosa, magari all'università. Questo, c'hanno ragione, però no, non se ne fregano. La mia ragazza non è tanto felicissima che io sia così appassionato a YouTube, perché dice quasi che è una mia fissazione. Forse c'ha ragione, però è così che dobbiamo fare. Il mio nome, già l'ho detto prima, è Alfonso Giorgio. Poi abbiamo ragazzi Simon Stair, Messi YouTube e Nico Monkeni che ci chiedono come cavolo riesco a parlare e come ho, diciamo, appreso queste lingue, ecco, come ho fatto ad impararle. Ragazzi, solo con la pratica, solo un po' in inglese, diciamo, studiando all'università e con le basi delle superiori, ma ragazzi, praticando è l'unica, diciamo, l'unica scuola vera, quella della pratica. Ragazzi, se voi praticate, leggete continuamente in inglese, in portoghese, in spagnolo, sicuramente imparerete a scrivere e a parlarlo, statene certi, soprattutto se poi venite aiutati come ho fatto io, parlando continuamente con un madrelingua portoghese, cioè brasiliano, voi riuscirete sicuramente a imparare il portoghese. Abbiamo Mr. Fleges che ci chiede: con cosa edito? Edito con Sony Vegas Pro 13. Matteo Bonecchi ci chiede: le gomme freestyle, ok che aumentano la tenuta, ma hanno controindicazioni, minore velocità di punta? Allora, alcuni dicono di sì, che hanno una minore, ma giusto lieve, diciamo, peggioramento della velocità di punta, ma io non ne sono sicuro e farò qualche test a riguardo questa cosa qui e ve la porterò sul canale. Poi abbiamo Danny P che ci chiede 10.000 cose, che ho già risposto. Usi il computer? Sì. Fa un lavoro oltre YouTube? Sì. Ogni tanto lavoro con mio padre, aiuto mio padre, ora sto cercando un lavoro vero e proprio, diciamo. GTA rimarrà sempre il gioco principale del canale? Credo di sì. Portare le serie giochi con una storia continua tipo Uncharted? Non lo so, a me piacerebbe, però non so se a voi piacerebbe e soprattutto se io sono in grado di fare una cosa del genere, se vi riesco, diciamo, a intrattenere. Però è un'idea che mi frulla per la testa, questo sì. Grazie Danny. Matteo Pirazzi chiede: qual è stata la tua reazione quando hai visto la tua grande crescita su YouTube e con cosa registrati? La mia reazione è stata di felicità, diciamo, mi ha dato quella spinta per continuare a fare video. Poi abbiamo Sanita, Official Channel e Gigi Laggante, stupendo Nick, che ci chiedono: da quanto giochi a GTA e da quanto tempo fai gare? Bella Bomber, allora GTA gioco dal primo giorno dell'online e GTA 5 l'ho comprato qualche giorno dopo che uscì proprio il gioco. Da quanto tempo fai gare? Da tanto, non capisco quanto tempo fai gare, cioè crei gare? Se è così, dal primo giorno cui uscì il creatore. Inizialmente, seguendo il forum di GTA Series Italia, loro mi aiutarono molto, perché comunque giocavo insieme a loro e mi divertivo un casino su PlayStation 3. E addirittura loro avevano una specie di classifica dove poi l'FBI Deathmatch mio, che dopo ha fatto milioni di giocate, diciamo, che è la mia attività più importante e più famosa, era classificato come 5 stelle proprio in quella speciale classifica. Infatti io saluto tutti i vecchi membri. Poi abbiamo Blue Diamond 64 che ci chiede: quando pensi di fare altre collaborazioni con altri youtuber con la J, come Beastard o Dexta? Allora, con Beastard credo sia impossibile, perché Beastard è chiuso nel suo mondo e non risponde a nessuno. Con Dexta ho avuto dei contatti, ci ho parlato e mi disse che si poteva fare e si faceva. Ora devo avere solo un po' di pazienza
credo che appena si possa fare, ragazzi, vi porto sicuramente le collaborazioni sia sul mio canale che sul suo. Poi ragazzi abbiamo un papiro di Danny che ci ha fatto 10.000 domande. La maggior parte, diciamo, le ho già risposte. Qualcuna che non ho risposto: come ha fatto a fare collaborazioni con altri youtuber con più di 500.000 iscritti brasiliani? È perché loro mi conoscevano e anche io avendo 10.000 iscritti mi invitavano nel canale per fare il video con loro. Qual è stato il tuo primo gioco? Il tuo primo GTA? Il primo gioco non mi ricordo, ma mi pare qualche gioco di calcio tipo Winning Eleven, Pro Evolution Soccer su PlayStation 1. Poi man mano ho avuto Gran Turismo, sono stato un appassionato. Il mio primo GTA è stato il GTA... primo proprio, mi pare che si vedeva la visuale dall'alto, però non so se è proprio il primo, che il primo uscì su PC, diciamo quello, il primo che è uscito sulla PlayStation 2 se non mi sbaglio. Quante gare ho creato fino a questo momento? Mi pare circa 150. Quanto tempo impiego per creare una gara? Dipende dalla gara, ma in media se il calcolo dal primo momento in cui creo la gara fino a dopo tutti, diciamo, i fix, cioè tutte le modifiche che faccio anche dopo la pubblicazione della gara, credo che almeno 6-7 ore bisogna dedicarle, almeno 5-6 ore minimo. La mia meta o sogno su YouTube è per ora raggiungere 100.000 iscritti, ragazzi. Poi tra l'altro arriva quella targa a casa che è stupenda e che, diciamo, è una cosa materiale ma dà quel valore, diciamo, a questa meta che uno raggiunge. Poi ragazzi abbiamo Shark 2003 che ci chiede come cazzarola l'hai fatto ad essere livello 700 più GTA. Già l'ho detto prima, gioco dal primo giorno di GTA Online, quindi puoi ben immaginare come il perché. Ho fatto più di 5.000, no, più di 7.000 gare, quindi immagina quanto ci ho nerdato, ecco. Rocco Suffredi, il famoso cugino di Rocco Suffredi, ci chiede: sei moddato, vorresti essere un modder? No, non sono moddato, non vorrei essere un modder. Ho avuto 10.000 richieste per farmi moddare l'account, essermi, cioè aver regalato un account moddato, ho sempre rifiutato. Angelo ci chiede: segui il calcio? Se sì, quale squadra tifi? Sì, segui il calcio e tifo Napoli. Ok ragazzi, abbiamo finito con le domande in italiano, passiamo a quelle portoghesi, cioè brasiliane. Ok galera, come siamo con mas perguntas? Portugues, Felipe Miranda, Lucas Croe, Iago Lima mi preguntarono come eu aprendi a falar da stessa lingua. Ok, o portuguese eu aprendi falando, lendo, praticando, falando con meus amigos portugues cada dia. E basicamente acho que é a única maneira para entender, para aprender muito bem uma linguagem. Qual foi a minha motivação para criar o canal? A minha motivação foi ver o Davy Jones, os piratas, fazer minhas corridas e chamar eu o mestre. Eu criei o canal só para agradecer, não, disso. E eu vi que vocês começaram a inscrever no canal, no meu canal, e por isso comecei a fazer vídeo também. Evolution Games pergunta: Alfix, você acha que, como sucesso da corridas feitas por criadores como você, a Rockstar pensa em contratar alguns criadores para fazer corridas futuro GTA 6? Sua corrida é incrível. Valeu, mano. Hey, se Rockstar me chama, eu já tô pronto pra ir a trabalhar. Pra mim seria un sogno, ecco. O Parcastro pergunto: che voce acha de nuova atualizzazione do GTA? E sto molto ansioso. Eu também. Eu acho che seria molto molto foda. Espero. O Gamer Q: você ainda vai criar corridas no PlayStation 3? No, mano. No, non sto creando agora no PlayStation 4. Immaginano PlayStation 3, no, no posso, no tengo tempo e soprattutto no PlayStation 3 il creatore sta mais che bugato, infelizmente. Henry Gameplays: Alfix, você ainda va a continuare come sua scorrida sedita da Spellore Accelerator? Sì, acho che sì, Henry, vuol fare certamente. Anderson Alves: você trabalha ou vive de videogame ou YouTube? Você achava o Brasil? No, não posso viver com aquilo que ganho no YouTube. E no, no, nunca vi o Brasil e quero in verdade di chegar no Brasil o esse ano, na fine desse ano o ano prossimo. O Gabriel Game: Affix, você não aceita mais pedido de amizade, se não porque? Mano, tenho mais que 700 amigos e 1500 pedidos e o meu PlayStation já está tudo bugado, tenho problemas com o share para gravar e non posso accettare tutti i suoi amici, disculpe, non è una cosa personale come você. O Victor Rodriguez: o Vinicius Gamer, quanto anni ha? Você teme quale città você mora?
Salve Vinicius, tengo 25 años e moro in Italia e nasci già di Napoli. Un reativo pergunta, desde quando você cria essas corridas no GTA? Do primeiro dia do criador. Quando sei o criador, eu já estava ali para criar. O Matheus Gamer, você pretende fazer livestream? Sim, sim, pretendo sim. E nesses dias vou organizar uma livestream na noite italiana. O Caio Costa pergunta, você já bateu punheta? Mas é claro. Enfim, o Pedro HBR pergunta, Alfix, você é gay? No. Venne gay. Ok ragazzi, abbiamo finito questo video, questo Fact Time, spero che vi sia piaciuto, non voglio ancora più dilungarmi, se lasciate un like posso essere solo super felice, ci vediamo al prossimo video.